Hello, here is Wang Group. We are a multinational corporation specializing in the catering and hospitality industry with over 50 years experience. For all your restaurant needs, in our channel, many solutions for you. Follow us now. Le persone moderne mangiano più per convenienza come la premessa principale. Molte volte fast food ristoranti occidentali solo forchetta di ricambio e cucchiaio. Per tagliare la bistecca quando il coltello è fornito. Più sofisticato senior cibo occidentale dovrebbe essere. Può fornire cucchiai cena, cucchiai di zuppa e cucchiai da dessert. È stato molto buono. In realtà, la tradizionale varietà di stoviglie in stile occidentale. Metodi di collocamento sono anche molto sofisticati. Anche secondo il cibo è un mondo di differenza. Il numero di stoviglie. In modo che le persone sono sconcertanti. Come si distingue lo status quo quando si incontra una situazione di così alto profilo? Un grafico per insegnarvi. Cominciamo con il posto più vicino. Quello posto al centro, senza indovinare. È il piatto o la pietanza dove si mette il cibo. A seconda delle posate usate. Il piatto ha una forchetta a sinistra. Un coltello a destra e un cucchiaio più a destra. Per evitare che le salse e i sapori si mescolino. Si usano posate diverse per cibi diversi. E queste vengono prese nell'ordine del pasto. Dall'esterno verso l'interno. L'ordine tradizionale di mangiare nella cucina occidentale è antipasto. Zuppa, piatto, pesce e carne. La forchetta più esterna è usata per mangiare le ostriche ed è spesso posta all'estrema destra. C'è un trucco per posizionare il coltello e la forchetta. Quando si mangia, il coltello viene tenuto nella mano destra e la forchetta nella sinistra. E i francesi sono abituati a mangiare mentre tagliano. Mentre gli inglesi e gli americani possono tagliare in piccoli pezzi. E poi usare la mano destra per tenere la forchetta per mangiare. Il metodo di mettere il coltello e la forchetta ha anche un messaggio. Come ad esempio a forma di otto sul piatto della cena. Cioè, temporaneamente lontano dal tavolo. E la fine del pasto è posto parallelamente alla posizione delle 5. Suggerendo che il cameriere per imballare le posate. Posate per insalata. Dal momento che l'insalata non è necessariamente uno dei piatti nell'ordine del pranzo. Ma è posto sul tavolo per un lungo periodo di tempo per i commensali di accedere. Ci sono molte opinioni sul posizionamento degli utensili da insalata. Alcuni dicono che gli utensili da insalata dovrebbero essere posti all'esterno degli utensili del piatto principale. Mentre altri dicono che è all'interno. E quello nella foto è all'esterno. Stoviglie da dessert. Il dessert è l'ultima parte del pasto e le posate dovrebbero essere messe al lato più interno. Ma per evitare confusione. Le posate da dessert saranno messe sopra il piatto. A sinistra delle posate da dessert ci sono i coltelli da burro e i piattini per spalmare il pane. E a destra le tazzine per il tè e il caffè nero. Coppe di apprendimento. Vai all'angolo in alto a destra del bicchiere. Cibo un pasto. Perché ci sono così tante tazze? Perché ogni bevanda deve essere servita in un contenitore separato per evitare sapori misti. Il bicchiere più grande contiene l'acqua. Il secondo bicchiere più grande contiene il vino rosso. Il bicchiere lungo e sottile contiene il vino bianco. E gli altri bicchieri servono per contenere champagne o altri vini. A seconda dei casi. Dove metto il mio tovagliolo? Il tovagliolo sarà posto sul lato più a sinistra di tutte le stoviglie. Mettete il tovagliolo sulle vostre ginocchia durante il pasto. O sulla vostra sedia se siete temporaneamente lontani dal tavolo. O mettetelo sul tavolo se avete finito il vostro pasto. Mangiare cibi diversi. Il posizionamento delle stoviglie non è lo stesso. Per vedere lo specifico. La cena a base di bistecche è pronta.
Disposizione delle stoviglie per la colazione. Disposizione di spaghetti per la tavola. If you are interested in our videos, remember to follow us. One Good, more than 4,500 restaurant choice. We will keep surprising you. See you!